chiudiamo la settimana con gli amici del coro di Abruzzo Forte e Gentile di Pescara. Sì, un coro particolare, diverso dal solito, e ti spiego perché. Perché hanno rivisitato in chiave moderna i cori tradizionali, quelli che storicamente abbiamo seguito fino a pochi giorni fa, quindi anche nella strumentazione, perché utilizzano il basso, la tastiera, la chitarra, insomma davvero una rivisitazione in chiave moderna dei cori tradizionali, ma come ci dice sempre il nostro Paolo Bernabei, che è il fil rouge, l'anello di congiunzione tra di pomeriggio e i cori, senza andare a toccare e ad offendere, diciamo così, quella che appunto è la tradizione, con una rivisitazione delicata e elegante, che secondo me però è molto più accattivante, ma a breve lo ascolteremo. E allora guardiamo insieme l'ultimo approfondimento dedicato a questo coro. Affacciate Maria, sin da su core, che peta candelo perduta amore, stiamoci e no, ma tal invite, i cande pure me, sombria chita. Rubine cotte, rumo scadelle, che ha data luce e belle, senza che ie papà. Rubine cotte, rumo scadelle, che ha data luce e belle, senza che ie papà. Te lo bene che tu mi volute, come un soffio d'aria sa perdute, e i per consolarmi giorno e notte, facce l'amore anche, lupine cotte. Lupine cotte, l'uomo scardelle, gli ha data luce belle, ne sa che gli è papà. Lupine cotte, l'uomo scardelle, gli ha data luce belle, ne sa che gli è papà. Maria Nicola, belle che te la parte fa, e una bella giovanetta che poteva mai da. Maria Nicola, belle che te la parte fa, e una bella giovanetta che poteva mai da. Quando cammina bandinga e tanga, povera te, Maria Nicola. Maria Nicola, belle che te la fatta fa, e una bella giovanetta te poteva marità. Maria Nicola, belle che te la fatta fa, e una bella giovanetta te poteva marità.
Maria Nicola belle di te la fatto fa, eri una bella giovanette che poteva mai da. Maria Nicola belle di te la fatto fa, eri una bella giovanette che poteva mai da. Maria Nicola belle che te la fanno fa, era una bella giovanette che poteva marità. Maria Nicola belle che te la fanno fa, era una bella giovanette che poteva marità. Maria Nicola belle che te la fanno fa, era una bella giovanette che poteva marità. Maria Nicola belle che te la fanno fa, per una bella giovanette che poteva marità. Maria Nicola belle che te la fanno fa, per una bella giovanette che poteva marità. Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Allora, amiche ed amici di pomeriggio, sta per concludersi il nostro tour qui a Pescara, presso la struttura Oasi dello Spirito, dove abbiamo ascoltato dei canti tradizionali, canti popolari davvero accattivanti, un genere diverso, una contaminazione davvero interessante che i nostri amici ospiti ci hanno raccontato su questi splendidi divani durante la nostra serata. E chissà se da qui alla fine ci saranno delle altre sorprese per noi di Rete 8 che vi abbiamo... Sono arrivati due musicisti straordinari della corale. Antonio, ci hai regalato una sorpresa. Ovviamente l'organetto è immancabile, si può innovare, si può contaminare, si può studiare qualcosa di nuovo, ma questo strumento tradizionale abruzzese deve esserci sempre. Noi ci teniamo in questo periodo a essere positivi e trasmettere, soprattutto per incentivare i giovani, la musica antica, che per un periodo purtroppo è stato oggetto di discriminazioni. Quindi sì, io ricordo nel mio periodo scolastico non potevo portare questo strumento a scuola perché era considerato quello che veniva dalla campagna e quello che aveva una musica a sé. Invece tanto orgoglio dentro, lo possiamo dire. Sto notando che dopo aver studiato musica da ragazzo ho abbandonato lo strumento più classico della fisarmonica per prendere l'organetto, cosa che magari non era nemmeno apprezzata, dico, a casa, perché i miei avevano investito comprandomi quello strumento che in quel momento andava. Ma la fisarmonica niente, hai chiuso ogni tipo di rapporto? Ogni tanto dei ricordi. Qualche coccola gliela dedichi ancora. Qualche spartito. Proprio questo è uno strumento più agile, perché mi consentiva di partecipare anche a serate, essendo autonomo, non avendo la patente per guidare, potevo trasportare questo strumento anche in moto e questo mi agevolava per le serate. Quello che voglio dire è che oggi stiamo riprendendo qualcosa che commercialmente ci hanno preso altri, perché qui abbiamo la fabbrica di penne di Casoli di Atri, nel Teramano, Giulianova, eppure se qualcuno chiede in giro l'organetto dove si costruisce, a Castelfidardo. Ecco,
Io ne ricordo una da ragazzino nei pressi di Nepezzano, proprio in provincia di Teramo, perché io ne ho due, Antonio, di questi strumenti e che devo un po' registrare sotto tanti punti di vista, però ne ho due davvero molto simili. Il pifferaio magico, Marco, alla nostra destra ci avete regalato una bella sorpresa. Vi stiamo ascoltando, vi abbiamo ascoltato in sala, ma ci avete appunto voluto deliziare con questa bella sonata. È uno strumento particolare, una liuteria fantastica. Devo dire che a fianco all'organetto abruzzese, il Dubot, si sposa bene. Ma, sì, assolutamente, è più famoso anche il tamburello, più comune, e altri strumenti a fiato come la ceramella, come la cornamusa, ovvero lo strumento nostro che è la zampogna, ecco, invece ci sono degli strumenti un pochino più sconosciuti, e questo dicevi benissimo, perché è il vero e proprio piffero. Bellissimo. Questo è uno strumento proprio della Valle Siciliana, cioè in provincia di Teramo. Sì. La Sicilia era la capitale della Valle Siciliana. Assolutamente, quella è proprio la zona dove tuttora ci sono gli ultimi suonatori di questi strumenti, flauti traversi, gli antenati un pochino dell'ottavino, il flauto piccolo. È uno dei pochi, appunto, perché è lo strumento traverso invece a fianco a quelli più famosi dritti, i flauti a becco, detti così. Ma tu non sei di quelle zone, allora ti dico, questa passione come è nata, come si è generata, tra virgolette? Io a fianco alla mia attività di concertista classico ho avuto sempre questa grande attenzione alla musica etnica, ma di tutte e cinque i continenti, devo ammettere, e dunque è stata una mia poi scoperta per rivalorizzare in qualche modo gli strumenti anche del nostro territorio, anche flauti pastorali, quindi ecco che la mia ricerca si è anche focalizzata sulla musica del nostro territorio. Affacciate Maria, sin da su cor, che peta candelo perduta amore, stiamoci e no, ma tal invite, i cande pure me, sombria chit. Duvine con te, mosca belle, che ha data luce belle, senza che gli papà. Duvine con te, mosca belle, che ha data luce belle, senza che gli papà. Tutte lo bene che tu mi volute, come un soffio d'aria sa perduta, e i per consolarmi giorno e notte, facce l'amore anche, lubine cotte. Lubine cotte, lumosca belle, gli ha data luce belle, te sa che gli fa fa. Lubine cotte, lumosca belle, gli ha data luce belle, te sa che gli fa fa. Canta petta che sta nuzzata, lì mille mille vace che mi date, qui è canta lì sta la lì persone che ancora ti un pezzo di carbone. Luvine cotte, lumuscardelle, gli ha data luce belle, se sa che gli è papà. Luvine cotte, lumuscardelle, gli ha data luce belle, se sa che gli è papà. Sfiate ta Mariucce belle, de passe manche per la prima pelle, però domani sera a mezzanotte, ma sente un'altra volta caio sotto. Luvine cotte, lumoscardelle, gli ha data luce belle, de sa che gli è papà. Luvine cotte, lumoscardelle, gli ha data luce belle, de sa che gli è papà. Oh,
cantare, lo mare dare, lo pesce riportare, c'è lo guardare, lo parare, il mare lo prudette, vince lo riscilette, vince la cianchettelle, dove lo zette, la spanatelle, vince la succitelle, vince la pannocchelle, d'arte che ombre le vade, giusta lo monne la rivelerà. Ovviamente, ma il flauto traverso che ti abbiamo visto suonare durante la nostra serata ha un fascino particolare, anche esteticamente parlando. Te lo dice uno che di musica ne capisce poco, passami il termine, però effettivamente da vedere a livello visivo fa la differenza il flauto traverso. Il flauto traverso è uno strumento intanto appartenente alla musica colta, almeno quello che io suono, che è quello traverso moderno detto, anche forse grazie al materiale nobile, perché certo. Hai notato forse che è un flauto d'oro e quindi naturalmente fa la sua figura. Un costo leggermente diverso rispetto al piffero che hai in mano. Però questo ha comunque un fascino. Può raccontare una storia diversa, esatto. O più storie forse. Sì, assolutamente. Racconta storie che appunto sono un po' dimenticate ed è il caso proprio di valorizzarle e riscoprirle. A livello tecnico, da profano, conviene più iniziare col piffero o iniziare col flauto traverso? Forse già conosco la risposta, però la voglio da un esperto come te. In realtà si può iniziare forse da tutte e due, cioè indistintamente. C'è da dire anche che, come vedete, questo è uno strumento con soli 6 fori, quindi nella sua semplicità è complicata, la sua semplicità però permette un approccio anche più facile, se vogliamo, però è anche più comodo da portare, perché lo metti sicuramente in tasca. Anche nel taschino va, quindi. A prescindere poi dal fatto che sia in legno piuttosto che in oro. Allora, visto che ci hanno fatto una bellissima sorpresa in apertura o in chiusura, insomma, di trasmissione, io voglio chiudere
questa settimana passata a Pescara scappò via, perché come detto questo strumento serve a poco rispetto a quello che avete in mano voi. Io mi defilo, scappò via, ovviamente lascio Mario Giacchetta pronto a riprendere con le sue telecamere un pezzo accattivante suonato da Antonio e Marco. Li lascio liberi, è come se fosse la nostra sigla di chiusura, è come se fosse un ringraziamento ai tanti di voi che ci hanno seguito in questa bella settimana pescarese. Musica, maestri, io scappo via, è tutta per voi la camera. Grazie.